urlo di FSP Polizia da Piazza del Popolo. Basta ipocrisia e ambiguità. Walter Mazzetti a Radio Padania. Meritiamo uno Stato che ci supporti. FSP Polizia. Giganti nella dignità di servitori e mai servi. Siamo qui oggi in piazza proveniente da tutte le parti d'Italia per dire basta aggressioni alle forze dell'ordine, basta ipocrisia, basta ambiguità. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, con lo spirito di abnegazione, ogni giorno tra mille difficoltà servono questo Stato, hanno bisogno di avere uno Stato che le supporti. Le parole di Walter Mazzetti, segretario generale dell'FSP Polizia e della Federazione FSP, sono diventate un grido di migliaia di operatori delle forze dell'ordine che si sono trovati in Piazza del Popolo il 14 ottobre a Roma. Un grido che, nonostante le norme imponessero il distanziamento sociale, si è elevato molto alto. La nostra non è stata una manifestazione da passerella mediatica, ma una vera e propria richiesta di aiuto per poter svolgere questo lavoro con la serenità che ci è stata tolta. Mancano le strutture, mancano le tutele, non solo quelle giuridiche, ma anche quelle fisiche per gli operatori delle forze di polizia che continuano a subire aggressioni quotidianamente, lasciate sole e senza protocolli a fronteggiare ogni sorta di rivolta sociale, di fughe dai centri di immigrazione e soprattutto lasciate sole anche dinanzi alle miserie stipendiali che si prospettano con il rinnovo del contratto che stiamo attendendo da troppo tempo e pensioni sempre meno dignitose. La dignità di un lavoro e di chi indossa una divisa quotidianamente è stata anche ricordata dai numerosi onorevoli che si sono succeduti sul palco, ma non è una questione politica ed è stupido e sarebbe assolutamente falso etichettarla come tale, perché il nostro grido di dolore è il grido di dolore della sicurezza che va ad investire direttamente, soprattutto in tempi di Covid, tutti gli italiani. FSP Polizia protagonista in Piazza del Popolo a Roma, sin dal giorno precedente i quadri sindacali, i segretari provinciali e regionali, in rappresentanza dei tantissimi colleghi che non hanno potuto essere presenti anche per le restrizioni dovute alle normative anti-Covid in Piazza del Popolo a Roma, ma la nostra voce e il nostro volto testimoniato dalle immagini che trovate, che troverete anche su tutti i nostri canali social, continuano a dimostrare quanto sia forte e coesa FSP Polizia. Il nostro segretario generale dal palco lo ha ricordato in un estratto che ora vi proponiamo dell'intervento integrale che troverete su tutti i canali social e sui nostri siti internet. Ecco, noi a un anno esatto dall'ultima manifestazione che abbiamo fatto, esattamente nell'ottobre scorso, dove rivendicavamo le stesse cose, ci siamo resi conto che nulla è cambiato, anzi, l'emergenza coronavirus, l'emergenza sanitaria ha messo ancor più in risalto, ancor più in evidenza quelle che sono le estreme difficoltà che andiamo noi quotidianamente ad affrontare. Quindi grazie ancora per essere venuti in questa piazza, per aver fatto sentire la vostra voce, che è la voce di tutti quelli ai quali è sottratto il diritto di esprimere la propria opinione. Ricordiamocelo, non possiamo neanche mettere un like su Facebook, ci viene sottratto un diritto costituzionale di esprimere un parere, di esprimere la nostra contrarietà. Ma noi faremo sentire forte la nostra voce, perché noi siamo servitori di uno Stato democratico e mai servi! Tutti i centri dove vengono ospitati a vario titolo gli immigrati, che sia per la quarantena, per il tampone al Covid o per il rimpatrio, sono bombe ad orologeria e la finta solidarietà che si è per l'ennesima volta mostrata con quattro righe di agenzia di stampa sui giornali non fa certamente piacere a chi quotidianamente si trova in prima linea
a dover fronteggiare immigrati che sono disposti a tutto. E lo hanno dimostrato per l'ennesima volta al CPR di Via Corelli a Milano, arrampicandosi sul tetto e lanciando ogni sorta di oggetto contro le forze dell'ordine lì presenti. L'unica differenza tra il fatto che le grosse testate giornalistiche non ne abbiano parlato e continuiamo a parlarne praticamente solo noi, è che nessun agente è stato indagato e nessun immigrato si è lanciato nel vuoto. Ma è ovvio che sia solo una questione di tempo per poter per l'ennesima volta scagliarsi contro le divise. In un'interessante intervista a Radio Padania, il nostro segretario generale Walter Mazzetti spiega il perché della nostra manifestazione, ma soprattutto in quale contesto stanno vivendo le forze di polizia e di sicurezza in questi anni. Si parla soprattutto e anche di libertà sindacali, quella libertà che ci permette di dialogare direttamente con i cittadini e soprattutto di poter ancora dimostrare quanto c'è da fare e quanta indifferenza ci sia invece nella politica. Ve ne proponiamo un breve estratto e l'edizione integrale è disponibile sul nostro canale YouTube e ovviamente su Radio Padania. Noi riteniamo che le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente lavorano tra mille difficoltà al servizio delle istituzioni democratiche di questo paese meritano uno Stato che le supporti. Ed è questo che manca. E quando gli operatori di polizia delle forze dell'ordine preferiscono mettere a repentaglio la propria incolumità piuttosto che intervenire per timore poi di ripercussioni interne, esterne, perché vedete, una cosa che forse si conosce poco, anche il più giovane agente di polizia, finito il corso, quando esce quindi per strada è chiamato ad assumersi delle responsabilità civili e penali in frazioni di secondo e in situazioni emotive altamente stressanti che nessun profumato manager pagato di questo Stato si assumerebbe mai. E questo deve essere ricordato, perché poi gli si dà il compito e l'onere di improvvisare, perché questa è una delle qualità che deve avere sicuramente un poliziotto, l'arte dell'improvvisazione in questo lacuna, in questo pantano normativo di cui parlavo prima. Deve avere quindi la capacità di improvvisare, deve avere la capacità di assumersi responsabilità gravose e pesantissime, per poi essere vagliato con la lente di ingrandimento il giorno dopo, tranquilli, quindi a mente fredda, lontano da qualsiasi emotività, seduti magari sulla poltrona di pelle davanti a una scrivania, gli si dice quello che avrebbe dovuto fare e non fare. E allora diciamo, se è così facile criticare, stabiliamoli subito questi protocolli. Se è così facile poi valutare come in un videogioco, no, l'operato delle forze dell'ordine in determinati contesti, e discipliniamolo, facciamo questi benedetti protocolli operativi o regole di ingaggio, come vogliono chiamarsi queste regole, abbiamole una volta per tutte. Per questo diciamo basta ipocrisie. Questo purtroppo la dice lunga sulla mentalità. Allora, di fronte a un dato oggettivo che sono i feriti nelle forze dell'ordine, di fronte a un dato che riporta mille aggressioni da gennaio ad oggi, riporta un ferito ogni 3 ore, ma non c'è destra, sinistra, cioè dovremmo essere tutti quanti, tutti si dovrebbero interrogare e salvaguardare l'operatore, sia per chi ha in animo la divisa, per chi comunque condivide i valori, sia per chi lo considera un lavoratore. Allora, se fossimo qualsiasi altra categoria di lavoratori e avessimo un dato così eclatante, sicuramente si sarebbero fatti degli ordini del giorno, sicuramente si sarebbe fatta magari anche una commissione d'inchiesta, sicuramente ci sarebbero stati degli approfondimenti. Invece tutto, siccome si tratta di forze dell'ordine, tutto scivola via. Questo qua proprio è questo silenzio, il silenzio più assordante di tutti. E per questo siamo obbligati a scendere in piazza proprio per cercare di far sentire la voce di chi non può neanche esprimere il proprio dissenso, perché al di là delle forme sindacali, ai poliziotti è vietato pure mettere un like su Facebook su determinate cose, ai poliziotti si fa divieto di esprimere le proprie opinioni. Ecco, siccome noi invece riteniamo che i poliziotti, intesi logicamente come tutti appartenenti alle forze dell'ordine, certo, ci saranno anche i vigili del fuoco,
quindi ci sarà anche la polizia municipale, domani ci saranno un po' tutti quelli che bene o male indossano una divisa e hanno questo contatto. Io quando parlo di polizia mi rivolgo un po' a tutti, perché non vale logicamente il concetto solo per la polizia di Stato. Ecco. Ma dico, noi cercheremo di dare voce a tutti quelli ai quali non è possibile, a cui è fatto divieto di esprimere le proprie opinioni, è fatto divieto di esprimere il proprio dissenso. Noi daremo voce a tutti quelli che, lo dicevo, che si sentono servitori di uno Stato, ma non si sentono affatto servi. Dalla parte dei poliziotti. L'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come anche le circolari successive, non chiariscono i dubbi interpretativi su chi poi queste norme le deve applicare, cioè le forze di polizia chiamate sempre più a gran voce a far rispettare divieti che risultano francamente veramente complicati, anche solo da comprendere le differenze fra chi corre e chi cammina, le feste private in casa, senza poi addentrarci nelle varie disquisizioni che ci troviamo a dover fare su strada. E infatti continuano le aggressioni da parte di chi è senza mascherina, che si ripetono quotidianamente in tutte le città italiane. Ancora una volta, la tutela delle forze di polizia, che dovrebbe far parte dello stesso meccanismo che ci obbliga a fare i controlli, è stata dimenticata.不符合状态。哦。同志们，等一下，一些赶紧发一发一发指令，请你熄火，配合点赞。请配合点赞，不要熄火，配合点赞。不要熄火，下车配合点赞。到这儿了。啊！那边不要动，快点别动！跑过来，跑起来别！快点别！快点别动！放开！放开啊！放开啊！好了，都行。车子在这边一边，发言人员在车辆出来，请小步。Grazie a tutti voi da parte mia, della regia, della redazione di FSP TG News, che settimanalmente porta l'attività e la voce libera e indipendente di FSP Polizia dinanzi a voi. La scorsa settimana è stato un record di ascolti. Grazie quindi per poter quotidianamente fornire tutte le migliori informazioni del mondo sindacale della Polizia di Stato e soprattutto la nostra attività a tutela e difesa dei colleghi. Grazie.